Tutto è partito da queste immagini. Piazza San Pietro vuota, la luce livida del crepuscolo, il cadere della pioggia a sottolineare il silenzio, la desolazione, l'assenza dei fedeli. È il 27 marzo 2020 ed è da circa un mese che siamo in lockdown. E mentre nel mondo regna il terrore e la confusione causati dalla pandemia, alla TV viene trasmessa la tanta attesa celebrazione dell'Urbi et Orbi. Queste immagini generano in me un forte senso di inquietudine e una domanda. Perché il Vaticano sceglie di rappresentarsi in questo modo? Perché questo spettacolo teso ad enfatizzare il vuoto e amplificare il senso di solitudine che già abita nelle nostre anime? Perché non scegliere di raccontare questi eventi in modo più semplice, per esempio in interni, a porte chiuse, cercando di infondere speranza? Cosa si nasconde dietro queste immagini? Cosa sta accadendo dietro le quinte del Vaticano? Un frate francescano, latinista ed esperto canonista, mi suggerisce di fare un passo indietro e tornare a qualche anno fa, a quell'11 febbraio 2013 quando Papa Benedetto XVI annuncia di voler rinunciare al papato. Un annuncio che sorprende tutti e al cui interno, forse, si nasconde un messaggio misterioso, destinato alle future generazioni. On February 11th of 2013, there was held a consistory for the canonization of three groups of martyrs. It's a formal ceremony, it takes place every couple of years with groups of saints and martyrs. It's rather a de rigueur affair. But at the end of the ceremony, around 11:30 in the morning, Pope Benedict opens up another folder that's handed to him and begins reading a text that was not on the agenda. Conditionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrandum. The cameras of the Vatican News Service weren't even pointed on as he begins reading this because it's not in the agenda, so they missed the first opening remarks of it. He finishes reading this, and then immediately Cardinal Sedano stands and with a few prepared notes says that his announcement is like a bolt of lightning from the sky and it surprises everyone. Santità, amato e venerato successore di Pietro, come un fulmine a ciel sereno, ha risuonato in quest'aula il suo commosso messaggio. It's not clear what the cardinals understood was going on. Certainly not all of them knew their Latin. But almost the entire press of the world are immediately told that Benedict has resigned from the papacy and he'll leave office on the 28th. This happened through a tweet that was authorized by Father Lombardi by the journalist of ANSA, Giovanna Chieri, and she said Benedict XVI has resigned, he will leave the pontificate the 28th of February. The word resigned and the pontificate were not in Benedict's statement. Her tweet is added meaning to it that it didn't have. Il tweet di Giovanna Chieri fa clamore, le agenzie di stampa ne danno immediatamente notizia e subito tutto il mondo sa che Papa Benedetto XVI lascia il pontificato. Ma in che senso, secondo Fra Alexis Bugnolo, la giornalista avrebbe dato un significato diverso alle parole di Benedetto? Eh beh, è data che il Papa ci ha dato la notizia però in latino, per cui quando l'ho sentita avevo capito, però ero terrorizzata dal tipo di notizia e quindi avevo paura di aver capito male. C'è stato qualche momento di panico dopo che lui ha parlato in latino, poi il cardinale Sodano in italiano ha detto un fulmine a ciel sereno, allora ho capito che avevo capito bene. Che cos'è che Giovanna Chieri ha capito bene? Ha capito bene il latino di Ratzinger o ha capito bene il commento a caldo di Sodano? Questo è il testo latino della Declaratio. Dopo l'introduzione ho evidenziato la parte dove Ratzinger parla esplicitamente della rinuncia. In latino dice: Declaro me ministerio episcopi Rome, successoris sancti Petri, mii per manus cardinalium, die undevicesimus aprilis bis millesimo anno domini, commisso rinunziare. Ho voluto chiedere a Fra Alexis di guidarmi nella traduzione del testo e commentarlo. When it comes to the renunciation of the Roman Pontiff, John Paul II made a decisive change in the laws of the Church, because up until that time, for a valid renunciation, it was held that the Pope only needed to say, I renounce. John Paul II added an object to the verb. He added the object of the word munus, which reflect the duty they received when Christ gave them the mandate to teach and govern. So now, in the new code, a pope must renounce his munus. He could renounce anything else, and it's not a papal renunciation.
Ho ritrovato il passo del codice canonico di cui parla Fra Alexis, dove si può vedere la parola munus declinata al dativo singolare muneri, quale complemento oggetto del verbo rinunziare. Vi riporto nuovamente la parte della declaratio dove compare la formula di rinuncia. Ascoltate se compare la parola munus. Ripetate, dichiaro. Mi ministero episcopi Rome, successore sancti Peti, mi permanus cardinalium, di 11 aprilis bis millesimo quinto commissum, rinunziare ita da die. La parola munus non c'è. In merito alla rinuncia, Benedetto parla di ministerium. I knew immediately that ministerium could not represent that, because ministerium is action. It's what you do to fulfill your office. It's not the duty you receive from the king, it's the execution of that. So the only possible reading of canon law is that in renouncing ministerium, he did not do that which canon 332, section 2, requires as the condition for a papal renunciation. And therefore he's still the Pope. Grazie alla conoscenza del codice canonico e all'attenta analisi del testo latino, Fra Alexis è giunto a questa scioccante conclusione. Secondo lui, Benedetto XVI sarebbe ancora il Papa. I listened in Latin, I understood, and then I gave the news. I thought, I listened with my ears. The Sodano said, "See, it's clear. I well understand. I well understood." You were right. I'm right, Qualcosa non torna. Sembra che il tweet della giornalista sia stato influenzato più dal discorso, fra l'altro già preparato, del cardinal Sodano, invece che dalla dichiarazione latina. La donna è stata l'inconsapevole complice di un complotto o tutto era già stato imbastito e preparato a tavolino? Certo è che il Vaticano, attraverso il portavoce padre Lombardi, autorizza il tweet della giornalista e comincia a sostenere la medesima versione. A questo punto si sono diffuse le traduzioni ufficiali della declaratio date dal Vaticano, ma anche qui i conti non tornano. I looked at every vernacular translation published at the Vatican site, and I found that there is undeniable signs of a conspiracy beginning in the end of February 2013 and going all the way through April for the publication of every translation. You have 6 languages. If you look at those languages, you would expect that if they are a faithful translation, that every variation of terminology in the Latin will show up as a variation in the translation. So you would expect to see the Pope mentions munus twice and ministerium twice. You're going to see one term twice from munus and one term, different term, twice from ministerium. But that's not what you see. Whether it's the word munus in the Latin or the word ministerium in the Latin, it's translated with the modern word, which means ministry. The whole world thinks Pope Benedict is resigned. Giovanni Chiari announced it, Lombardi said it, okay? The Vatican has always sustained that position. Then the whole world's given vernacular translations that show that Benedict talks about he's too old for the ministry, he's too old to fulfill the ministry, therefore I renounce the ministry. Well, then you say, okay, he's always talking about his duty as a ministry, so he means that he's renounced the papacy. L'annuncio fatto personalmente dal Papa in latino durante il concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto di lasciare, di dimettersi dal pontificato. But if the translations had said, I'm too old for the munus, I don't feel up to the munus, so I think I need to resign the ministry, and therefore I resign the ministry, then people would say, hey, why is he using 2 terms? Let's go back to the code in the Latin. And then they would say, wait, you have to renounce the munus, but you only renounce the ministry. Therefore, you didn't renounce the papacy. As a translator, I know that that is a malicious conspiracy because you cannot coordinate the work of 6 different translators, okay, unless they're being told how to translate it by the same authority. Il testo dell'annuncio penso che oramai l'abbiate già avuto tutti a disposizione. Il Papa lo ha letto in latino al termine della celebrazione del concistoro. Però vi abbiamo preparato, vi abbiamo dato le traduzioni in un buon numero di lingue, in modo tale che voi possiate avere una traduzione, diciamo, veramente attendibile di quello che il Santo Padre ha detto. Per la velocità e le modalità di trasmissione del giornalismo moderno, la notizia delle dimissioni di Ratzinger si è diffusa in modo standardizzato in tutto il mondo, basandosi sulle traduzioni fornite dal Vaticano.
Essendo in latino e contenendo termini che si rifanno direttamente al codice canonico, il documento latino autentico è scomparso dal flusso mediatico. Come mi ha raccontato Fra Alexis, non era nella sua natura mettere in dubbio il lavoro di un papa e il suo studio del testo e delle sue incongruenze è iniziato solo dopo anni e dopo molte sollecitazioni da parte dei suoi colleghi. L'ipotesi di un possibile errore di Papa Benedetto non regge. Oltre ad essere egli stesso un latinista tra i più raffinati, ha partecipato in prima persona, al fianco di Giovanni Paolo II, alla modificazione della legge canonica, nonché ha pubblicato negli anni vari testi ed articoli proprio a riguardo l'introduzione del munus. Papa Benedetto era dunque al corrente della manipolazione? E se sì, perché non disse nulla? Perché se ne andò senza rettificare l'errore, né mai contraddire o commentare la versione della stampa? C'era qualcuno che aveva interesse nel manipolare la sua versione? C'era qualcuno in Vaticano che voleva farlo dimettere? La gruppo di St. Gallen, che è in suo nome, di Deftes. Ma eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de mafia. Questo che avete sentito è il cardinale Daniels alla presentazione della sua biografia, in cui per la prima volta parla pubblicamente del gruppo segreto di alti prelati della Chiesa di cui faceva parte. Un gruppo che, a partire dal 1996, si riunisce ogni anno nel paesino svizzero di San Gallo al fine di contrastare la Francia tradizionalista della Chiesa cattolica. The St. Gallen Mafia begins with the conflict between John Paul II and Cardinal Ratzinger in their attempt to rein in the liberal clerics of Europe in their control of the European Bishops' Conference. Tutti i suoi partecipanti erano progressisti che auspicavano un'apertura della Chiesa alla modernità. Come dichiara il cardinale Daniels nella sua biografia, due sole erano le regole del gruppo, nessun tabù e la discrezione. I temi infatti erano scottanti: l'accettazione dell'omosessualità, delle coppie divorziate e risposate, del diaconato femminile e della laicità. Well, the purpose of the St. Gallen Mafia, in my opinion, was to gain control of the papacy by infiltrating the College of Cardinals and the structures of the Roman Curia. Cardinal Ratzinger, as the right-hand man of John Paul II, was clearly one of their opponents because he had moved in circles of Rahner early in his career as a theologian and was considered a close ally, but as the decades went on, he took a more and more conservative position. Negli anni 2000 il gruppo fece pressioni su Papa Giovanni Paolo II per eleggere alcuni cardinali fra i suoi membri. La morte di Giovanni Paolo II infatti non era lontana e il gruppo aveva bisogno del candidato giusto per sconfiggere Ratzinger nel prossimo conclave. Jorge Mary Bergoglio became a member of this group by moving 70 million euros worth of money of the archdiocese's funds to the Vatican Bank. I think it was done in the year 2000 or 2002. From then on, he is the head of the St. Gallen Mafia. He was one of the last members to be recruited. And they recruited him, in my opinion, because John Paul II thought he was an ally. They knew that the college would never elect someone who was openly opposed to John Paul II as a successor. Most people have never paid attention to Episcopal consecrations, but as an anthropologist, I believe strongly that these reflect circles of power and long-standing traditions of division within the hierarchy. Dalle ricerche di Fra Alexis sul lignaggio cardinalizio emerge che esiste un ceppo comune da cui discendono i principali esponenti del gruppo segreto di San Gallo. Andando indietro nel tempo incontriamo un personaggio chiave da cui questi discendono, il cardinal Rampolla del Tindaro, protagonista di uno degli eventi più controversi nella storia recente della Chiesa, ovvero il conclave del 1903, in cui Rampolla stava per essere eletto papa, ma la cui proclamazione fu bloccata dal veto dell'imperatore d'Austria che ne impedì l'elezione. Secondo alcuni studiosi, il veto arrivò perché Rampolla era un affiliato del nemico numero uno della Chiesa, la massoneria. Per guardare meglio dentro questo conflitto secolare fra massoneria e Chiesa, siamo andati ad intervistare un esperto in materia, il filosofo Francesco Lamendola. Sappiamo da alcuni documenti che sono stati pubblicati dell'alta vendita della carboneria, che era un ramo della massoneria molto importante, che l'obiettivo era quello di arrivare un giorno ad avere un papa secondo i loro desideri. La frase è proprio questa: dobbiamo puntare ad avere un papa secondo i nostri desideri. Quindi avevano già chiara l'idea che per portare a termine il loro lavoro, che è la distruzione della Chiesa, sarebbe stato necessario un lavoro interno ad essa,
perché dall'esterno sappiamo che in 2000 anni ci hanno provato in tanti, ma nessuno, dagli imperatori romani in poi, ma nessuno ci è mai riuscito in maniera definitiva. Well, the Masonic Lodge was founded in 1717 AD at London. And the purpose of this organization was the destruction of the Catholic Church, the overthrow of Catholic monarchies, and the complete revision of Western civilization. Fissare la data precisa dell'infiltrazione nella Chiesa non è facile, comunque possiamo star certi che si colloca nel XVII secolo, quando cominciano le scomuniche, perché i papi nel 1700 si rendono conto di questa presenza, non solo questa presenza ostile, non solo all'esterno ma anche all'interno della Chiesa. Very early on they recruited members of the nobility around Europe who had allies. One of their first targets was in the nobility of Portugal, because Portugal has been an ally of the United Kingdom, or of England, the Kingdom of England, since the 12th or 13th century. Secondo Fra Alexis, una delle famiglie portoghesi più vicine alla loggia massonica inglese è quella a cui appartiene il Cardinal da Cunha, da cui si delinea un lignaggio episcopale che arriva fino al segretario di Stato di Papa Leone XIII, proprio il Cardinale Rampolla del Tindaro. Ma a quale scopo la massoneria vuole distruggere la Chiesa Cattolica? Che cosa diverge in loro così tanto da renderli antagonisti? La massoneria vuole distruggere la Chiesa e vuole distruggere la fede nel cuore dei credenti, sia per ragioni, diciamo, pratiche, di potere, per instaurare questo famoso nuovo ordine mondiale che adesso comincia a delinearsi. Ma questo nuovo ordine mondiale è ispirato a una visione filosofica ben precisa, che è incompatibile col cristianesimo, e questo spiega la inimicizia, l'opposizione irreconciliabile che esiste fra le due cose. The Catholic Church's vision for human life is one which our human existence is saved, bettered, glorified, and given its truest purpose, living on the spiritual plane in accordance with the divine will and these teachings. And this requires us to dominate our physical or carnal part of ourselves that's not spiritual and subordinate to what's spiritual. The Masonic order is completely opposed to that. They believe that the carnal, pagan, completely materialistic view of the world is all that man is. Nata all'interno di una volontà di rottura ideologica e di potere con la Chiesa Cattolica, la massoneria incorpora in sé gli ideali positivisti e illuministi alla base della rivoluzione scientifica e dei sistemi sociali moderni. Al fine di favorire l'affermazione individuale e del libero mercato, la scienza e l'economia dovevano essere scisse dalla morale religiosa. Tutto doveva essere riportato al livello della ragione, del dimostrabile, del controllabile. La perdita della metafisica è all'origine di questa visione materialista, meccanicista, immanentista, che trionfa a partire dalla rivoluzione scientifica, cosiddetta rivoluzione scientifica, del 1600. Intorno a quell'epoca la metafisica riceve un colpo mortale, verrà poi definitivamente archiviata dal criticismo kantiano, no? verrà relegata tra le cose che se ci sono o se non ci sono fa lo stesso perché tanto sono indimostrabili, questa è la posizione di Kant. Quando si perde la visione metafisica muore la vera filosofia, perché la filosofia è, il cuore della filosofia è la metafisica, cioè è la ricerca di ciò che è invisibile, di ciò che razionalmente comprensibile, intelligibile e fino a un certo punto spiegabile, ma non è sperimentabile come lo è un esperimento scientifico. You have to understand the Catholic Church, men of God, clergy, cardinals, bishops, religious, we have very high standards to live by. Standards that cannot be lived except by divine help. And that you only get divine help if you want to do God's will. If you just want power, wealth, influence, if you become a priest, a bishop, a cardinal for those reasons, you're not seeking God's help, so you don't get it. So the Masonic Lodge was very appealing to them because they wanted a Catholicism where they could live as they want. Dopo la sconfitta di Rampolla, al suo posto venne eletto Giuseppe Melchiorre Sarto, che prese il nome di Pio X, dando così un segno di continuità con Pio IX, il quale aveva dedicato il suo papato alla lotta contro la massoneria. Anche Pio X dichiarò guerra alla massoneria e alle istanze moderniste che incarna, ma nonostante ciò, a detta di alcuni studiosi, fu costretto a venire a patti con Rampolla e i suoi seguaci, al fine di evitare uno scisma.
Così a Rampolla fu consentito un lignaggio di potere verso le consacrazioni di vescovi e cardinali che, come abbiamo visto, arriva fino ai giorni nostri con la confluenza nel gruppo di San Gallo. È interessante notare a questo proposito come il cardinal Daniels abbia scelto come chiesa titolare proprio la chiesa in cui è sepolto il cardinal d'Acuña, dando così un forte segno di continuità. Altre fonti eminenti che ho trovato mi consigliano di non soffermarmi tanto sulla questione dei lignaggi quanto proprio sulle similitudini, sia sul piano dei contenuti che su quello degli obiettivi, che ci sono tra la mafia di San Gallo e l'agenda massonica, tanto da far parlare del gruppo come un'espressione della cosiddetta massoneria ecclesiastica. La domanda che sorge ora è se dunque il gruppo di San Gallo sia riuscito nel suo intento di impadronirsi del trono di Pietro. Nel conclave che segue la morte di Papa Giovanni Paolo II, il gruppo punta tutto sul suo candidato, Jorge Maria Bergoglio, che viene però sconfitto proprio dal loro temuto Ratzinger, proclamato Papa col nome di Benedetto XVI. Ma la partita non è finita e sono proprio le controverse di missione di Benedetto XVI a offrire al gruppo di San Gallo una nuova occasione. La Chiesa Cattolica ha il suo nuovo pontefice. Il Papa è stato eletto, Vania. Fratelli e sorelle, buonasera. Nel conclave del 2013 il gruppo ci riprova e questa volta Bergoglio ce la fa e viene eletto Papa col nome di Francesco. Al momento della proclamazione, assieme a Bergoglio, sul balcone esce anche il cardinal Daniels. Il gruppo ha raggiunto il suo obiettivo. Qual è dunque il vero volto di Bergoglio? L'acclamato rinnovatore della Chiesa o una pedina fondamentale nell'agenda di conquista e distruzione dall'interno della Chiesa Cattolica? Della sua appartenenza alla mafia di San Gallo ci sono testimonianze dirette mai smentite. Della sua discendenza episcopale c'è prova consultabile da chiunque. Mi domando allora se faccio peccato quando mi chiedo se Bergoglio sia un affiliato alla massoneria. Civil. El jefe de inteligencia le dice a Josu que él es masón, él, el jefe de inteligencia, y el Papa también. Lo publicó la Nación y después desapareció. ¿Y por qué la masonería ha riservato una straordinaria accoglienza all'elezione di Bergoglio? ¿Y por qué el Vaticano ha voluto rispondere pubblicamente alla masoneria attraverso un'intera pagina sul quotidiano nazionale Sole 24 Ore dopo che lo stesso Benedetto XVI l'aveva scomunicata? È dunque questo che si nasconde dietro le quinte del Vaticano? È il vuoto di questa celebrazione senza fedeli, l'immagine di un piano secolare che sta raggiungendo ora il suo culmine? È José María Bergoglio il Papa secondo i loro desideri che l'ideologia massonica auspicava? Durante la pandemia la Chiesa si è comportata come mai era successo in 2000 anni di storia. Le chiese sono state chiuse, i riti interrotti, le liturgie modificate. Bergoglio non ha esitato a piegare il potere spirituale a quello temporale, divenendone spesso lui stesso promotore. Oggi pomeriggio non avrà luogo il tradizionale omaggio all'Immacolata in Piazza di Spagna per evitare il rischio di assembramento, come disposto dalle autorità civili, a quale dobbiamo obbedire. Se vuole fare la messa la fa con due, tre chierichetti che le danno una mano, la telecamera per riprendere, ma non i fedeli. Alla fede ed il suo esercizio, a cui in passato i papi si erano appellati per sfide ben peggiori, Bergoglio ha preferito le logiche del mondo moderno. Un mondo che lo esalta, almeno così ci raccontano i mass media, dedicandogli una produzione straordinaria di film, libri, documentari, persino prime pagine dei magazine più mondani. È questa la modernità a cui guardava il gruppo di San Gallo? È questa la morte della metafisica di cui ci hanno parlato?
Rivolgo le mie domande anche a Marco Cosmo del canale YouTube Il Decimo Toro, che negli ultimi anni ha seguito da vicino le azioni di questo papato, analizzandole in chiave spirituale. E chi è il pontefice? È il facitore di ponti, è colui che costruisce ponti tra il mondo degli uomini e il mondo degli dèi. Bergoglio veramente è il disastro, proprio perché pontifex in origine, e il pontefice era colui che continuamente doveva ricordare che c'è un legame costante con la divinità, e lui invece taglia questo ponte tra il cielo e la terra. Pochi mesi dopo la sua elezione, lui ha colpito a morte l'ordine contemplativo più florido, più vitale che avesse la Chiesa Cattolica, cioè i Francescani dell'Immacolata. Lo ha fatto in maniera crudele e assolutamente senza fornire spiegazioni. Gli ordini contemplativi potevano essere distrutti solo da chi vuole un cristianesimo privo dell'aspetto metafisico. Se tu non credi che ci sia un intervento di Dio e che l'intervento di Dio sia possibile, perché Dio ama l'uomo ed è presente qui e ora, in ogni momento, se tu non credi in questo. Perché odia gli ordini contemplativi? Perché odia la spiritualità? Perché odia il silenzio? Come quando ha visto un chierichetto nelle grotte vaticane che pregava, che teneva le mani giunte in gesto di preghiera. Lui si è fermato, gliele ha staccate e gli ha fatto questa atroce battuta. Ti si sono incollate le mani? E gli ha fatto il gesto di tenerle divise. Ecco, si direbbe che in lui ci sia proprio un odio diabolico nei confronti della preghiera, del raccoglimento, del silenzio. Non si inginocchia mai davanti al Santissimo, viceversa bacia i piedi, si getta a terra, lava i piedi ai poveri, agli stranieri, per far vedere che lui è amorevole, lui è vicino alla gente, lui ha chiesto un ospedale da campo che medica le ferite, eccetera, eccetera, eccetera. Ha detto Bergoglio che a Scalfari che Gesù è un essere umano e quindi non è Dio. Nel momento in cui tu fai un'affermazione del genere, la croce, la morte in croce, che è strettamente legata con il simbolo della resurrezione, perde di significato, perché diventa solo un fatto di macelleria, dove un uomo muore nel sangue e la storia finisce lì. Non c'è più resurrezione. Non c'è più speranza. Un Papa che in alcune occasioni si vergogna, lui dice, per non scandalizzare gli altri, e nasconde la croce dentro al vestito. Che relazione può avere con la croce, quando ti vergogni della croce? Con la scelta del nome Francesco, Bergoglio costruisce sin da subito l'immagine di un Papa buono, semplice, vicino ai problemi della gente, attivo socialmente e promotore di iniziative per un nuovo modello economico. Un mondo migliore basato sulla fratellanza umana, come enunciato nell'enciclica Fratelli Tutti. La fratellanza di cui parla Bergoglio in un'enciclica in cui praticamente non parla di Dio, il fatto che questa cosa sia scivolata via all'attenzione apparentemente degli stessi cattolici, un'enciclica che non parla praticamente di Dio e non nomina Gesù Cristo, parla solo della fratellanza umana. Ebbene, questa è la fratellanza massonica che ha come comune denominatore non l'idea che siamo figli, che siamo fratelli perché figli di uno stesso Dio, che ci ha creati, che ci ama e che ci assiste, ma siamo fratelli in quanto siamo tutti figli della madre terra, della Pachamama. Quindi è una fratellanza che nasce dall'orgoglio, dalla superbia, addirittura luciferina. Un Papa che sceglie Francesco, uno pensa che meraviglia, cioè, con tutta la straordinarietà, no, di San Francesco. E invece va a vedere che la sua interpretazione del francescanesimo è una sorta di panteismo che nei fatti esclude Dio, esalta la natura e il concetto, per esempio, di Letizia, di essere in piena Letizia, è totalmente escluso da questo. Allora, Bergoglio ha scelto di chiamarsi Francesco con un atto di inaudita immodestia, che però era già un programma politico, e nel far così ha dovuto, tra virgolette, vista la sua
vista la premessa, la sua intenzione, ha dovuto stravolgere completamente la vera immagine del santo di Assisi. An ex-Franciscan by the name of Leonard Boff in Brazil wrote a book called Francis, I Francis, I think is the title of the book. And in that book, he wanted to teach Marxism to the people of Latin America. But instead of writing a book about Karl Marx and how everyone should be a Marxist, he wrote a book about St. Francis and then reinterpreted his entire life as being a Marxist. And basically, at the end of reading that book, you, if you were unlettered, you would think that being faithful to St. Francis is being a Marxist. That was the whole purpose of the book. So Leonard Boff is a close friend of Bergoglio, a close ideologic ally. He took the name Francis, in my opinion, because he wants to tell the whole world, I'm now going to reinterpret the whole gospel and the whole Catholic religion, and I will be the new Francis. Bergoglio travisa la figura di San Francesco perché esclude l'aspetto metafisico, che poi era l'aspetto che portava San Francesco alla perfetta letizia. San Francesco sarebbe stato inconcepibile chinarsi davanti alla Pachamama. Cioè il fratello Sole, sorella Luna, era una sua condizione interiore di beatitudine che lo espandeva nell'universo intero, per cui si sentiva, ecco, la perfetta letizia è quella che ti porta a ringraziare Dio per l'esistenza del suo, chiamare anche sorella morte. Bergoglio porta sempre tutto sul piano delle relazioni umane ed esclude il divino, cioè questo è l'elemento ricorrente. E quando tu togli il legame con il trascendente, ti distacchi dalla logica francescana, cioè non c'entra più niente San Francesco. Il veleno insito nei documenti di Bergoglio, in particolare in quest'ultima pseudo-enciclica, falsa enciclica, Fratelli Tutti, in cui, ripeto, non si parla di Dio, è questo, rinchiudere l'uomo nella propria angoscia, nella propria mortalità, in una specie di gabbia invisibile fatta di immanentismo. L'uomo resta prigioniero della propria condizione immanente e quindi rimane non solo non redento nei confronti del peccato, ma tanto ormai del peccato chi parla più, anche i cattolici se ne sono scordati, ma addirittura rimane prigioniero delle sue mille paure tipicamente umane. Se tu ritieni che l'unico modo di comunicare e aiutare gli altri esseri umani sia un qualcosa legato alla materia, ai soldi, è chiaro che tu devasti tutta anche questa saggezza che c'era stata tramandata. Più mi addentro in questa ricerca, più mi accorgo di come l'operato di Bergoglio sia pieno di messaggi sottili che richiedono uno sguardo attento per essere interpretati. Dietro i suoi gesti eclatanti si nascondono messaggi politici ed ideologici pungenti che sembrano interessati all'approvazione del mondo fuori la Chiesa, mentre ne scuotono le fondamenta dall'interno, cambiandone i codici, la dottrina e lasciando i fedeli nello smarrimento e nella confusione. Quando si dice la Chiesa, in realtà noi stiamo parlando non della Chiesa Cattolica, della vera, della sola Chiesa Cattolica. Stiamo parlando di una gerarchia infedele di gesuiti, massoni, che si è impadronita della parte visibile della Chiesa. Non dimentichiamo mai che la parte più cospicua della Chiesa è di natura soprannaturale, formata dalla comunione dei santi e dalla presenza stessa di Dio. Allora, questa parte visibile, questa gerarchia infedele, sta facendo il suo lavoro, che è quello di smantellare pezzo per pezzo la fede nel cuore, nell'anima dei credenti. Ha cominciato a farlo dal Vaticano II, con molta abilità, con molta astuzia, da principio in maniera cauta e quasi insensibile.
poi, soprattutto dopo l'elezione di Bergoglio, in maniera clamorosa e senza neanche più curarsi di nascondere la sua vera intenzione, che era questa che stiamo vedendo. Cioè la piazza San Pietro vuota è il riscontro visibile che il lavoro fatto da quei signori ha dato il risultato che loro si proponevano, e cioè eliminare quello che restava della fede cattolica dalla stragrande maggioranza dei fedeli. Jorge Mayer Bergoglio, his pontificate is the flowering, the culmination of that 200-year project. They want to turn the church into something where anyone who wants a career can go. He's always talking against clericalism, but a matter of fact, that's what he wants. He wants a church full of clericalism. He doesn't want a church that's holy and serves the people. È una religione svuotata, una chiesa, una dottrina svuotata della sua essenza non può che provocare delle piazze vuote. Piazza San Pietro è vuota al momento della benedizione, però importante che ci sia il Papa. E no, cari cattolici, non è così. L'importante è che ci sia la fede in Dio, non la fede in Bergoglio. Bergoglio è stata la dimostrazione del cristianesimo senza Dio. E l'uomo vive una condizione di profonda solitudine in questo momento. I valori si sono frammentati, non c'è più un valore comune. Ci sono dei valori imposti da una politica totalmente contro natura. In questa solitudine, questa solitudine potrebbe essere proprio colmata dalla spiritualità, da un Papa in particolare e da vescovi, da uomini di Dio, che vi dicono la speranza non va mai persa, perché nel Vangelo è scritto che le forze del male non prevarranno e quindi la vostra realtà è il regno dei cieli che è dentro di voi, e noi questa è la nostra potenza. Questa è la nostra potenza. Ratzinger è al corrente di ciò che sarebbe accaduto. Non tutti i nostri intervistati concordano su quale sia stato il suo ruolo nella presa di potere del gruppo di San Gallo. Per alcuni Ratzinger era l'ultimo baluardo di tradizionalismo che doveva essere eliminato. Per altri, invece, egli faceva già parte di quel disegno che ha portato a Bergoglio. Tutti concordano, però, sul fatto che le dimissioni contengono elementi torbidi la cui indagine dischiude molte delle controversie affrontate nella mia ricerca. Oltre all'errore fondamentale riguardante il Munus, nella Declaratio ci sono oltre 40 errori, alcuni dei quali, come ci dice Fra Alexis, sono errori da studente del primo anno. Una cosa difficile da credere per un latinista come Ratzinger. La tesi di Fra Alexis al riguardo è peculiare e scorge negli eventi che hanno portato all'elezione di Bergoglio l'opera di un'intelligenza superiore che opera attraverso gli uomini, ne siano essi consapevoli o meno, affinché la verità possa infine emergere e trionfare. So in the old code it's impossible to feign a renunciation because you have to use the word renounce. And once you say that word, it's a valid act. But by adding the word munus, John Paul II created the possibility of a pope saying renounce and using another word that sounds like munus, but it's not munus. Cleverly designed to make it appear the renunciation is valid, but it's really invalid, and thus deceive men who are famished or lusting for power into thinking their time has come when it hasn't come. Whether this was by a providential error or whether some saint or a mystic told John Paul to do this, it can't be certain. But in the pontificate of Benedict, it seems he already knows it, because he starts making all the members of the Mafia St. Gall cardinals and electors in the next conclave, almost as if he doesn't fear they'd have a majority after him, which doesn't make any sense. He's fought the St. Gallen Mafia his entire career in the Roman Curia. He's opposed everything they stand for. Why would you, with abandon, start naming all their members cardinals? It does not make sense, unless you had already decided to do something that would destroy their entire project and against which they would never be able to defend themselves. E ora che fare? Il mio viaggio mi ha portato a raccogliere informazioni e punti di vista inediti che gettano luce su vicende controverse e complesse. Non spetta a me tirare le conclusioni definitive, ma spero che la mia ricerca possa dare spunti per continuare ad indagare e interessarsi alle sorti della Chiesa Cattolica.
Per tutti, cattolici e non, la Chiesa rappresenta non solo un elemento chiave per comprendere i giochi politici in atto, ma anche, con la sua storia millenaria e la ricchezza dei suoi simboli sacri che ne hanno ispirato l'arte più sublime, rappresenta ancora un dito che indica oltre i limiti della ragione individuale, oltre la gabbia dell'egoismo e della materia in cui il mondo moderno si sta imprigionando. È là che invita a guardare, là dove le parole si fermano e il cuore si infiamma di mistero, là, oltre la paura, là dove l'esistenza ritrova un senso superiore e più profondo.